L'inconscio è pura natura. E come la natura nasconde in sé grandi doni, per chi sa come trovarli. John Lennon aveva imparato a gettare un amo nel suo inconscio e a ripescare le immagini che utilizzava nelle sue canzoni. Collegava le immagini e i messaggi, riportati in superficie alla sua sfida di creare canzoni originali. La logica nel ripescare le idee è simile a quella seguita dai cacciatori di tesori perduti. Essi ipotizzano che il tesoro si trovi nelle misteriose e buie profondità marine e spostano il loro rampino avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, finché non agganciano qualcosa e la riportano a galla. Così puoi fare anche tu. Quando sarai capace di rievocare a tuo piacere immagini inconsce, chiedi semplicemente al tuo inconscio di inviarti delle risposte. Procedi in questo modo. Punto primo. Fai la domanda o formula il tuo obiettivo. Punto 2. Sottoponila al tuo inconscio. Punto 3. Chiedigli che la risposta si presenti sotto forma di immagini mentali, di visualizzazioni. Se sei un esperto nell'arte di immaginare, la risposta affiorerà spontaneamente e senza sforzo. Se ti apparirà una sequenza di immagini, la più significativa di solito è la prima. Studiala qualche momento per scoprire il suo significato. Ora faremo un esercizio molto potente per guidarti nel trasformare e richiedere al tuo inconscio ciò che è importante per te. Quindi fatti la prima domanda. Mentalmente, resta lì, rilassati e a breve sentirai una breve storia. Fai un respiro profondo. Lentamente chiudi gli occhi e cerca a tuo modo di rilassarti profondamente. Per qualche minuto libera la mente. Cerca di entrare in quel santuario interiore per respirare a fondo ed essere il più centrato possibile per ascoltare questo percorso che faremo insieme. Quando inizi a sentire le tue gambe che si rilassano, le braccia che si rilassano, la tua mente che lascia andare i pensieri inutili. Immagina di campeggiare in Arizona, in una distesa. C'è lì vicino un pozzo di una miniera abbandonata. È sera e sta arrivando il freddo. Quando cala il sole, vedi le montagne, le colline scolpite nel tramonto e perdono il loro aspetto infuocato e risplendono i colori marroni, giallo e tante variazioni di rosso, grigio, argento. Vai verso un bosco di cedri, di ginepri. Sì, sono delle piante piegate dal vento e lì ti fermi, sorpreso e sorpresa dal colore e dalla chiarezza della luce. Contro il sole che cala l'orizzonte lì, le rocce hanno contorni neri e nitidi, mentre a est il paesaggio esplode di colori. La notte, che si stringe intorno a te, è incantevole, oltre a ogni immaginazione. E le stelle sono così vicine che, anche senza luna, il cielo è illuminato da un chiarore argenteo. L'aria punge le narici. Il vento soffia da nord e addentro l'inverno. Raccogli qualche ramo secco di cedro e accendi un piccolo fuoco per scaldarti, aspirando il profumo del legno che brucia e ascoltandone il crepito. Il fuoco crea su di te una calda cupola di luce e senti vicini il suono del gufo e l'ululato del coyote. E lì sul fuoco davanti a te puoi mettere qualcosa a cucinare e così senti il calore, senti il profumo, senti la sensazione che ti dà nel vivere questa esperienza completamente libero e libera. Sei al caldo, rilassato e ti senti bene, in tutto per tutto.
un fruscio tra i cespugli, qualcuno che si avvicina, ma tu sai che non esiste alcun pericolo per te o per lui. Chi è lui? E si presenta davanti a te, dialoga con lui. Chiedili di parlare con te. Chiedili di indicarti una soluzione al tuo obiettivo, alla tua sfida, al tuo ostacolo, a quello che vuoi realizzare. Presta attenzione, se occorre, chiedi chiarimenti. Quando sei soddisfatto, soddisfatta, ringrazialo per ciò che ti ha rivelato e lascia che torni da dove è venuto. Proprio così. E ora sei lì, ancora, davanti al fuoco. Magari ancora lì, con te, ti sta osservando. O magari ti ha già dato l'informazione necessaria, quell'informazione utile per quello che stai vivendo. E la notte si fa sempre più fredda, indossi la giacca a vento. Il calore pervade completamente il tuo cuore, il tuo corpo. E lì accanto a te accendi la lampada. Sì, quelle lampade antiche. Quelle lampade dalla fiamma che sprigionano una luce dorata. La lampada ti dà la luce, il calore. E pensi che ti senti completamente a casa, protetto. Ti ricordi quelle lampade usate dai pellegrini, dai padri pellegrini? Sono delle lampade antiche. Ora, ti avvicini con la lampada in mano a una miniera. Ti sdrai e guardi dentro il pozzo. Quando i tuoi occhi si sono abituati all'oscurità, scorgi qualcosa in profondità. Che cos'è? Guardalo con attenzione e poi lascialo andare. Ma ricorda che cosa hai visto. Ti alzi e ti prepari a lasciare il pozzo. Quando noti una valigetta in pelle in mezzo all'erba, la raccogli e la apri. All'interno trovi un foglio di carta piegato in quattro. Apri il foglio e vedi che c'è scritto un messaggio collegato alla soluzione della tua sfida, del tuo ostacolo, dei tuoi obiettivi, di quello che vuoi raggiungere. Leggi il messaggio. Rifletti sul messaggio e sul modo in cui potrebbe aiutarti a risolvere il tuo ostacolo. Quando hai finito, ritorna al campo, fai un respiro profondo e cerca di fissare le immagini che ti sono arrivate, che ti sono state inviate. Poi aprirai gli occhi e scrivi, disegna subito le impressioni delle tue immagini. Se vuoi, puoi ripetere questo esercizio finché non ti sentirai a tuo agio e le immagini cominceranno a fluire libere e vivide. Le immagini che evochi sono indizi per la soluzione del tuo caso. Forse ci vorrà del tempo perché le visioni e il loro significato ti diventino chiari, o dovrai aspettare altre immagini che ti forniscano il contesto, ma alla fine scoprirai il senso di questi sfuggenti inafferrabili doni immaginabili. Bene, fai un bel respiro e torna qui in questo spazio, in questo luogo, e annota tutto ciò che è arrivato. Oppure potrai rifare quando vorrai questo esercizio. Ti auguro tutto il meglio.